Colleghiamo con Roma, dove dovrebbe esserci Emma Bonino. Ce l'abbiamo? Penso di sì. Sì, sono qua. Ecco, buonasera a tutti. Buonasera. Compatibilmente Benino. Buonasera Emma, lei sa che questa sera sarà con noi Jessica Ametrano, che è una ragazza, una signora certo. di 32 anni che fa l'ingegnere e che lo scorso ottobre ha perso il padre Gennaro, che è anche lui ingegnere, è morto a 63 anni per un cancro allo stomaco dopo mesi di cure che purtroppo non sono riuscite a fermare l'evolversi della malattia. E Jessica, che ha fatto naturalmente tutto il possibile perché suo padre guarisse, quando si è capito che non era, insomma, non si poteva, ha cercato di aiutarlo a fare quello che lui voleva, che era andarsene, diciamo, in una maniera legalmente dolce e scelta da lui. Tra poco ci sarà qui Jessica e ci racconterà questa storia. Volevo sapere come sta Emma intanto, però. La vediamo molto bene in rosso. Anche lei no, compie gli anni, come Salvini. Lei domenica, però. Sì, è lunedì per la verità, ma va bene. Sì, sì, ne compio 67. E compatibilmente, diciamo, rispetto alle varie cure, devo dire che sto benino. Ho letto che dopo che lei ha dichiarato pubblicamente di avere il cancro, ai molti politici che le hanno scritto o telefonato per manifestarle solidarietà, lei ha risposto: grazie, ora fate una legge per il fine vita che ci eviti l'umiliazione di andare in Svizzera. È vero che lo ha fatto? Sì, è vero, è vero. Precisando che non parlavo, diciamo, mi auguravo di non parlare solo per me, ma per tutti quanti. E quello che mi ha stupito è che nessuno ha neanche risposto. Quindi è come se, non so, fossero improvvisamente tutti spariti. Ma d'altronde, diciamo che fino al 2013 abbiamo depositato con le firme legali, le decine di migliaia di firme, in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare sul eutanasia e testamento biologico. Eppure da allora nessun gruppo ha chiesto che venga neanche discussa. E ricordo che un anno fa fu proprio il presidente Giorgio Napolitano che disse che questo silenzio era un atteggiamento ingiustificabile. Lo stesso silenzio appunto ai miei sms di ringraziamento. Ma forse il però silenzio, erano anche po' raggelati dal fatto che lei, malata, rispondesse in quel modo, magari temevano che potesse riguardarla. Non può essere quello il motivo per cui non le hanno risposto. Ma no, si figuri. Perché la conoscono. In più, non è questo, perché... No, ma io ho precisato che non sono il mio tumore, sono una persona appassionata di politica, voglio continuare a far politica come stasera, sono appassionata di questi temi di libertà e di responsabilità e quindi loro sono dei legislatori, quindi insomma comunque ma si discute da quando di lei ha scoperto la malattia, è cambiato qualcosa nel suo modo di vedere la questione o non è cambiato una virgola? Parlo della questione dell'eutanasia ovviamente. Io ho fatto il mio testamento biologico in un intervento al Senato, sta depositato al Senato quando fu il dramma e il caso di Eluana Englaro, un dibattito da non dimenticare sulla inciviltà dei toni e la mancanza di compassione. Ma insomma il problema è sempre lo stesso ed è che in fondo Hans Küng, che è un grande teologo cristiano, anzi cattolico, che ha scritto appunto l'umanità vissuta, no? Dice una morte serena è parte della vita ed è esattamente questo, non si tratta di essere, come dire, a favore o contro comunque, si tratta di scegliere tra la clandestinità, perché l'eutanasia clandestina esiste e quindi si cerca di andarla a fare in Svizzera. Oppure sono un migliaio di
suicidi in Italia, pensi a Monicelli, a Lizzani o ad altri, ed esiste, come spesso ricorda il professor Veronesi, nella realtà degli ospedali. Quindi si tratta di davvero lasciare la parola, la decisione alla persona. Io non credo che debba decidere, non devo decidere né io né nessun altro. La responsabilità individuale di come voler morire è un diritto civile importantissimo. Allora, Emma, proprio perché vogliamo vivere liberi fino alla fine.